Buon pomeriggio a tutti intanto, vi ringrazio per essere venuti, spero che la mostra vi sia piaciuta. Personalmente per motivi anagrafici non ho potuto vivere quell'epoca, però no, l'ho gradita io, immagino che qualcuno di voi abbia dovuto rivivere dei tempi passati. Ma io sono Michelangelo Uberti, qualcuno già mi conosce e in parte coordino le attività di marketing. Qua con me ci sono Laura Di Sabatonio, la nostra esperta per quanto riguarda gli aspetti normativi e organizzativi, e Giovanni Giovannelli di Sophos, che ci aiuterà a capire come la tecnologia possa aiutarci a proteggere il patrimonio informativo aziendale. Qual è l'obiettivo di oggi? È cercare di trasmettervi un concetto che abbiamo voluto rappresentare con questa immagine molto zen. Di fatto la sicurezza per noi è rappresentata dal costante equilibrio tra tre forze in gioco: la compliance normativa, che rappresenta le best practices internazionali, che di fatto rappresentano la base sulle quali si poggiano; la tecnologia, che deve aiutarci a proteggere i dati, le informazioni, i sistemi, l'azienda; e le competenze che il nostro personale, noi stessi, dobbiamo acquisire per evitare di commettere errori stupidi. Sappiamo molto bene che una persona non competente, non formata o incosciente può andare a vanificare i migliori investimenti in sicurezza IT. Come sapete bene, basta che una di queste pietre, diciamo, caschi o sia sottodimensionata per far crollare tutto quanto. Visto che tra di voi ci sono molte facce nuove, penso sia il caso di presentarci un po' meglio come Partech e poi presentare Sophos. Per chi non ci conosce, Partech è un'azienda nata quasi 20 anni fa ormai. Siamo un system integrator con sede a Roma e a Milano. Il nostro offering è diviso in 4 business line. Tutto ciò che sono i servizi, i progetti, le competenze legate all'infrastruttura IT, le applicazioni verticali per il mercato finanziario, tipicamente curate dal nostro team di Milano, una serie di soluzioni trasversali come gli Advanced e Predictive Analytics e la più recente, tutta la componente educational, che andremo a vedere tra poco. La sicurezza, per quanto ci riguarda, non è fatta soltanto di rivendita di prodotti. Abbiamo tre pilastri che la rappresentano, e sono la consulenza organizzativa e normativa per quanto riguarda tutte le norme più recenti, ma ad esempio abbiamo aiutato in diverse occasioni alcuni provider che seguivamo nell'accreditamento presso Agid per la posta elettronica certificata o per il raggiungimento dell'ISO 27001, quindi siamo sempre stati molto attivi sotto questo punto di vista. L'altro aspetto riguarda la formazione del personale, sia per quanto riguarda la sicurezza, ma anche per quanto riguarda gli aspetti più di tecnologia, perché siamo convinti che il personale competente faccia la maggior parte del lavoro. Poi, ovviamente, visto che anche la persona più competente può commettere errori e può cascare anche nelle trappole più recenti, che sono anche ben costruite, andiamo a rivendere e integrare delle soluzioni di mercato, come in questo caso, ad esempio, quelle di Sophos. Il rapporto con loro è iniziato parecchi anni fa, una dozzina di anni fa, quando integrammo per la prima volta il Pure Message per Linux, anzi per Unix all'epoca, in una grande infrastruttura di posta elettronica certificata. Dall'epoca questa operazione è stata replicata ne volte e ci siamo evoluti. Adesso le nostre competenze siamo gold partner di Sophos, e le nostre competenze vanno dai firewall di ultima generazione fino alla cifratura e al controllo dei dispositivi mobile. Andremo a vederli successivamente. In questa slide ho rappresentato una buona parte dei nostri clienti. Come potete vedere, siamo molto presenti sui mercati telco e finance, ma vantiamo grandi collaborazioni con i large system integrator principali. E come potete vedere dai nomi rappresentati, siamo presenti anche in altre realtà, ad esempio la pubblica amministrazione, la sanità e così via. Questa lista non è esaustiva e francamente speriamo che nella prossima versione ci siano anche i vostri loghi, se già non sono presenti. Lascio la parola a Giovanni. Sì, grazie. Buonasera anche da parte mia, sono Giovanni Giovannelli e sono la parte di prevendita di Sales Engineer di Sophos ormai da diversi anni, quindi mi occupo di supportare tecnicamente il team di vendita e ovviamente anche il canale, quindi Partech per esempio in questo momento,
per proporre quindi le soluzioni, il portafoglio prodotti Sophos. Giusto velocemente, chi è Sophos, per darvi anche qui un'idea? Allora, Sophos è un'azienda nata ormai più di 30 anni fa, è un'azienda inglese, ormai con ovviamente con uno spostamento verso anche gli Stati Uniti, nel senso che abbiamo comunque gli headquarter che sono in Inghilterra e negli Stati Uniti a Santa Clara, beh, loro stanno in California. E un'azienda, dicevo, leader in alcuni mercati della sicurezza, è un'azienda che fa sicurezza informatica da sempre, quindi si occupa unicamente della parte di sicurezza informatica e ovviamente abbiamo un canale di vendita strutturato, parte che è uno dei nostri partner migliori sicuramente, soprattutto nell'area, comunque, nell'area del centro, comunque non è su tutta Italia. E abbiamo i laboratori che hanno una locazione sparsa nel mondo, quindi abbiamo per esempio in Canada, abbiamo in Europa, in Australia, e questo anche dà l'idea di come è strutturata a livello mondiale la struttura appunto di ricerca e sviluppo delle minacce e delle soluzioni Sophos. E infine un altro aspetto importante è la parte di supporto, cioè abbiamo un supporto localizzato in Italia, che fa capo alla nostra sede di Milano, che è la sede principale italiana, e supporti internazionali che ovviamente aiutano nell'escalation dei problemi che parlano poi direttamente con lo sviluppo. Quindi nel caso in cui c'è bisogno di dover comunque modificare o comunque creare dei fix alle soluzioni, possono parlare direttamente con la parte di sviluppo. Anche qui rapidamente la timeline la faccio vedere solamente per parlare di alcune acquisizioni chiave che ovviamente sono anche importanti in ottica di soluzioni, quindi di portafoglio prodotti. Sophos ha acquisito nel 2008 un'azienda, Utimaco, un'azienda tedesca che si occupava di protezione del dato. L'azienda Utimaco è entrata quindi in Sophos e da allora, dal 2008, abbiamo una soluzione leader di mercato per la cifratura del dato. Ovviamente è un aspetto fondamentale per il discorso GDPR che affronteremo appunto oggi nella sessione di oggi, e perché è uno degli aspetti tecnologici, forse l'unico aspetto tecnologico che il GDPR cita quindi nel regolamento effettivamente. Poi nel corso del tempo ci sono state altre acquisizioni importanti per quanto riguarda la network security, per quanto riguarda il mobile, già citato da Michelangelo, e infine le ultime acquisizioni sono legate soprattutto la parte invece di protezione dell'endpoint. Quindi Sophos è nata nell'85 con l'antivirus, alla fine siamo ovviamente tornati anche sull'endpoint per quanto riguarda la protezione di malware avanzati. Ad esempio parliamo del discorso dei ransomware o dei malware che sfruttano comunque le vulnerabilità per attaccare una macchina e per portare via i dati, eccetera. Quindi tutta la parte avanzata e sconosciuta dei malware viene coperta oggigiorno da Sophos con delle tecnologie legate al comportamento dei processi e legate al machine learning. Okay? Quindi queste sono due tecnologie fondamentali. Vi passo, prego. Allora, passiamo la parola a Laura, così ci parlerà degli aspetti di compliance. Allora, io vi ringrazio, io sono Laura Di Sant'Antonio, come ha accennato il collega Michelangelo, mi occupo degli aspetti di adeguamento normativo. Nel corso degli ultimi anni ho conseguito le qualifiche come Red Auditor sui principali schemi ISO 27001, 22301, che è lo schema sulla continuità operativa, 20.000, che è lo schema sul service management, e chiaramente 9001. Lo scorso anno ho concluso il percorso per ottenere la qualifica come Data Protection Officer e come Security Manager secondo la norma degli istituti di vigilanza. Allora, io oggi vi parlerò fondamentalmente del contesto di riferimento del GDPR, introducendo alcuni elementi legati un po' ai sistemi di gestione. Allora, diamo immediatamente un panorama legislativo. Allora, come voi saprete, il GDPR viene emanato il 27 aprile 2016 dal Parlamento europeo dopo un lunghissimo iter legislativo. Circa 4.000 emendamenti vi danno già l'idea di come sia stato abbastanza complesso l'emissione del regolamento europeo. Di fatto il regolamento 679/2016, cosiddetto GDPR, ha abrogato la direttiva 9546/CE, che è la direttiva che in Italia ha dato vita alla legge 675 del 96 in materia di protezione dei dati,
e poi successivamente al codice della privacy, ovvero il decreto legislativo 196 del 2003. La fatidica data di entrata in vigore definitiva del regolamento europeo è il 25 maggio 2018. Quali sono gli obiettivi che si era posta l'Unione Europea nell'emanare il regolamento europeo? Beh, sicuramente l'obiettivo era quello di superare una certa discontinuità delle legislazioni dei singoli Paesi membri, soprattutto alla luce del fatto che sono aumentati i trasferimenti di dati verso l'estero. In più, l'obiettivo era un po' quello di consolidare il cosiddetto diritto alla privacy, il diritto alla riservatezza degli interessati, dei cittadini, quindi dell'Unione Europea, e di proteggere quei dati, esigendo proprio di adottare nuovi controlli e nuovi processi per la loro protezione. Questa forte spinta, cioè questo forte impegno dell'Unione Europea, di fatto si è concretizzato nell'emanazione di un regolamento piuttosto che di una direttiva, proprio perché, come voi saprete, le direttive devono essere prese in carico dai Paesi membri e devono quindi seguire un iter legislativo nazionale, mentre il regolamento è immediatamente attuabile. Pertanto il 25 maggio 2018 il regolamento di fatto entrerà in vigore in tutta l'Unione Europea. I principi del regolamento li abbiamo raggruppati in quattro gruppi. Il primo è la gestione del rischio, proprio mutuato sui principali standard internazionali come la 27001, e la definizione di contromisure adeguate all'esigenza delle aziende, e quindi nella logica di costruire un vestito su misura per l'organizzazione. Un principio cosiddetto di accountability, ovvero di forte spinta alla responsabilizzazione del titolare dei dati per assicurare da un lato la conformità rispetto ai contenuti del regolamento europeo e da un lato anche la sicurezza dei dati. E infine un nuovo concetto, che è quello della privacy by design e la privacy by default, che spingono le organizzazioni a introdurre la protezione dei dati per impostazione cosiddetta predefinita e già fitta alla progettazione dei trattamenti, quindi con una forte spinta all'analisi dei processi e al miglioramento di tali processi. Per contestualizzare diciamo questo scenario, che conoscete, credo, abbiamo deciso di definire uno scenario. Abbiamo ipotizzato un caso di studio, abbiamo individuato un'azienda chiamandola Acme, mutuando il nome da Acme Arsenal, non so se ve la ricordate, è la famigerata fornitrice di Vile Coyote, quella quindi che forniva tutte le trappole. È un'azienda che potremmo collocare nella categoria di grandi imprese, le grandi imprese quindi aziende superiori ai 250 dipendenti con un fatturato superiore ai 50 milioni di euro l'anno. È un'azienda che produce pasta di semola di grano duro, abbiamo scelto un po' di dare una connotazione nazionalista. Abbiamo ipotizzato che Acme abbia dei servizi IT internamente e che probabilmente ha certificato i propri sistemi di gestione qualità, perché oramai la 9001 è diffusissima, forse ambiente e forse a qualche certificazione dei propri processi produttivi. Beh, l'obiettivo di Acme qual è? Acme ha un unico obiettivo finale, è quello di mettere la pasta sugli scaffali. Quindi tutti i processi di Acme, dall'ideazione del prodotto a selezionare le materie prime, alla produzione fino al trasporto e consegna, sono interamente orientati a questo macro obiettivo. A questo punto c'è una domanda che noi ci siamo posti, ci sono poste molte aziende con le quali noi ci stiamo confrontando, probabilmente ve la siete posta anche voi negli ultimi mesi, ve la state ponendo. Acme deve adeguarsi al regolamento europeo? Sì, no, e in che misura? Possiamo dire che dalla prima analisi interna emerge che Acme ha un po' la sensazione che i dati che tratta, che fanno parte del perimetro del regolamento europeo,
siano quelli relativi alla gestione delle risorse umane. Quindi il povero ufficio del personale probabilmente è il rischio maggiore sui dati, perché tratta dati che appaiono sensibili, oppure dati dei processi amministrativi, quindi dati anagrafici dei propri clienti, dei propri fornitori. In realtà Acme ha la sensazione che i dati che veramente contiene l'azienda siano diversi, siano altri, non facenti parte del perimetro del regolamento europeo, quindi le ricette, le metodologie di produzione e delle informazioni protette in modo particolare perché sono obiette per la concorrenza. Considerate che io qui parlo di ricette, metodi di produzione e informazioni protette, potrei parlare dei vostri prodotti, dei vostri servizi, dei vostri beni. Questa dire che Acme è un po' la metafora di noi aziende, le organizzazioni, che probabilmente avremo delle metodologie di produzione proprietarie, avremo delle ricette o dei progetti proprietari. Ma Acme, secondo voi, conosce veramente da che tratta? In realtà questa è poi la domanda che si stanno ponendo tutte le organizzazioni. Quali sono i dati che veramente circolano all'interno delle organizzazioni? Noi abbiamo pensato di ipotizzare uno scenario attraverso una piccola attività di audit. Abbiamo scoperto che Acme ha sicuramente un ufficio marketing. L'ufficio marketing per sua natura raccoglie informazioni dagli interessati e utilizza, tratta queste informazioni ad esempio per delle campagne promozionali, per delle tessere fedeltà, per inviare questionari di soddisfazione. Acme ha una fitta rete di fornitori di trasporti ai quali cede chiaramente i dati anagrafici dei propri clienti per le consegne. Acme geolocalizza i propri mezzi di trasporto perché magari ha dei vantaggi assicurativi nel farlo, non essendo però completamente consapevole che geolocalizzando i propri mezzi potrebbe anche tracciare gli spostamenti dei propri lavoratori. Ha dei servizi cloud con fornitori che potrebbero non far parte del perimetro dell'Unione Europea, ma potrebbero essere fornitori americani, ad esempio, per citare i più famosi. Ha dei sistemi IT che governano in maniera autonoma tutte le postazioni di lavoro dei dipendenti, però poi ci rendiamo conto che poco riesce a fare per tutta la gestione dei dispositivi mobili dei dipendenti, parlo di portatili e cellulari, attraverso i quali i dipendenti ad esempio leggono la posta elettronica e quindi trattano informazioni aziendali, oppure semplicemente condividono dei documenti su dei drive non ben censiti. E infine avrà sicuramente un sistema di sicurezza fisica, sicurezza perimetrale con un controllo degli accessi, soprattutto sulle parti dove c'è la produzione. Avrà un sistema di videosorveglianza abbastanza strutturato, però magari potrebbe decidere di orientarsi verso un controllo degli accessi con un dato biometrico, con un'impronta biometrica, magari non essendo completamente consapevole dei risvolti normativi che l'utilizzo di un dato biometrico potrebbe comportare. Ecco, vedete che con una semplice attività di audit, in realtà una riflessione, abbiamo scoperto che Acme di dati ne tratta tanti, molto diversi tra loro e ovviamente anche abbastanza critici. A questo punto Acme non può fare nient'altro che analizzare il percorso che questi dati compiono all'interno dell'azienda. Quando io parlo di percorso parlo di tutti i passaggi che i dati fanno nelle aziende da quando vengono raccolti. Perché voi, come saprete, un trattamento di un dato parte dalla raccolta del dato fino alla manipolazione, all'estrazione, all'aggregazione per arrivare alla dismissione. Questi percorsi a volte non sono così ben definiti e così chiari e non è nemmeno tante volte chiaro come poi questo dato viene passato anche tra uffici della stessa organizzazione. Qui abbiamo fatto anche qui uno scenario, abbiamo preso come riferimento un processo, quello per il quale il cliente o comunque un interessato cede dei dati
all'ufficio marketing attraverso la compilazione di un questionario o un questionario online utilizzando il servizio web, cede questi dati per avere una tessera sconto, una tessera fedeltà. Vi sarà capitato spesso di dover compilare dei questionari per avere queste tessere. Allora, questi dati, nel momento in cui vengono rilasciate queste tessere, vengono comunque aggiornati o ulteriormente alimentati, perché nel corso del rapporto tra il cliente e l'organizzazione i dati possono anche essere modificati nel tempo. E quindi vengono dati in pasto agli uffici marketing e sales, particolari per promuovere o campagne promozionali o per promuovere chiaramente le vendite. Se siamo fortunati, questi dati poi vengono dati in pasto alla produzione in forma aggregata, oppure anonima, oppure pseudonima. Diciamo così, per citare il secondo elemento tecnologico che dice il regolamento europeo, oltre la cifratura, c'è la pseudo-anonimizzazione del dato. Vengono dati, dicevo, in pasto, forse in forma aggregata alla produzione, non è detto, e potrebbero anche essere condivisi con fornitori di terze parti e in generale con interlocutori esterni all'organizzazione. Beh, nemmeno a dire che basta un semplice problema, un incident, per usare un termine 27001, in uno qualunque di questi passaggi, che può compromettere le qualità di riservatezza, integrità e disponibilità del dato, ed ecco che un incident genera un cosiddetto data breach. Data breach è termine che il regolamento europeo cita per indicare tutte quelle violazioni sui dati che possono proprio compromettere queste qualità, la DID. Chiaramente voi capite bene che se un interessato ha in certo modo la sensazione che i dati che ha ceduto non sono in mano sicura, perché l'azienda non dà quella giusta garanzia sul fatto che il dato sia protetto secondo delle logiche anche normative, questo può determinare una certa insicurezza dell'interessato. Potrei farvi degli esempi su moltissime aziende blasonate che magari solo con un semplice incident hanno perso un po' di reputazione. Ne dico una fra tutti, ad esempio la Sony, quando ha avuto il furto di milioni di utenze di carte di credito. Beh, in quel caso chiaramente adesso c'è la Sony, ha subito un danno reputazionale non indifferente. Tutto questo per dire cosa? Che adeguarsi al regolamento europeo diventa un'occasione per distinguersi e per fornire quella giusta sicurezza all'interessato che il proprio dato venga, che il dato che è stato ceduto venga trattato in maniera sicuramente conforme, per dirla come lo dice il regolamento, in maniera lecita, in maniera trasparente e chiaramente in maniera sicura. Quindi l'importanza da qui di costruire la giusta filiera del dato, proprio per dare sicurezza all'interessato e per capire sempre dove il dato sta, in maniera tale di poter rispondere prontamente alle istanze degli interessati. Quando parlo di filiera del dato, io intendo ragionare sui percorsi che i dati compiono all'interno dell'azienda e aggregare quei percorsi in una forma strutturata. Quindi ridefinire i propri processi aziendali, in particolare i propri processi produttivi, ponendo al centro il dato e il suo percorso. Si può fare, qui ho citato una semplice tecnica che è proprio mutuata dai sistemi di gestione basilare, quella delle 5V, che dice chi fa cosa, come lo fa, quando, perché. Io aggiungo anche come, con chi parla, con quali strumenti. Beh, a questo punto, fatto questo, abbiamo qui il primo gancio veramente al regolamento europeo, il registro dei trattamenti. Il registro dei trattamenti è il primo adempimento previsto dalla GDPR, ci sono poi dei casi di esclusione, casomai dopo ne possiamo ragionare insieme. È proprio lo strumento previsto dal GDPR per avere una fotografia puntuale dei dati trattati,
per mappare le relazioni tra le figure coinvolte nel trattamento e classificare correttamente i dati trattati secondo il proprio valore. Parlo di valore perché chiaramente ogni informazione o gruppo di informazioni possono avere un valore diverso per l'organizzazione. Beh, parliamo di valore e perciò non ci possiamo esimere dal parlare della Data Protection Impact Analysis, che è proprio la valutazione dei rischi che incombono sui dati. Che cosa? Questo è il secondo strumento che il regolamento europeo ci offre. Anche qui non è sempre applicabile, ci sono dei casi di esclusione, casomai dopo potremo ragionare insieme su quali. La valutazione di impatto è uno strumento mutuato sulle principali metodologie e best practice di riferimento, come vi dicevo la 27001 e per citare diciamo, la regina per quanto riguarda la valutazione dei rischi, c'è la norma ISO 31000, non so se la conoscete. Fondamentalmente cosa ci dice la valutazione di impatto? Ci dice che dobbiamo assegnare ad ogni informazione il danno che deriva dal verificarsi di un rischio censito. Rispetto a questa assegnazione dobbiamo determinare le minacce incombenti e le vulnerabilità, quindi le nostre debolezze, e a quel punto valutare l'impatto determinato dal verificarsi di uno dei rischi. Valutare gli impatti significa anche capire i costi e i benefici di ogni azione che noi compiamo sull'informazione e quindi questo ci permette di concentrare gli sforzi proprio dove sono necessari, perché possiamo assegnare responsabilità, risorse e priorità adeguate a seconda del rischio. Quindi anche qui il regolamento europeo ci spinge a costruirci un vestito su misura piuttosto che scegliere delle misure senza aver valutato tutti questi aspetti. Il registro dei trattamenti e la valutazione di impatto, come vi dicevo, strumenti prescritti dal garante, in realtà ci portano alla creazione di un modello di gestione delle informazioni. Un modello completamente orientato al miglioramento continuo delle proprie performance anche attraverso l'utilizzo di strumenti di misurazione adeguate, di analisi qualitative e quantitative dei nostri processi di trattamento dei dati. E quindi la spinta al miglioramento continuo è quella di pianificare delle azioni, metterle in atto, controllare il loro andamento, controllare le loro performance e modificare, riesaminare tali azioni per poter migliorare. L'obiettivo di tale modello è quello di creare una cultura della sicurezza. Una cultura della sicurezza che di fatto coinvolge tutti, perché proprio quello che ci insegnano i modelli di gestione in generale e in particolare quello delle informazioni, che una catena è debole quanto è il suo anello più debole. Ok, non l'ho detta benissimo, spero di comunque di avervi passato il messaggio. Questo per dire quindi che diciamo un modello di gestione delle informazioni parte dal basso, con un coinvolgimento diretto di tutto il personale operante sui processi in un percorso di consapevolezza e di competenza. Il ruolo del DPO, ecco qui che tiriamo fuori la figura mitologica del Data Protection Officer. Credo che tutti voi abbiate assistito a dei dibattiti pazzeschi sul ruolo del DPO nelle aziende. DPO innanzitutto non è sempre previsto e per noi è una figura che fondamentalmente facilita il cambiamento, supportando il titolare proprio nell'applicazione dei principi del regolamento europeo. Questo a dire però che il DPO non è il risolutore, cioè il DPO non ha la bacchetta magica, perché il DPO può solamente accendere un miglioramento e perseguirlo coinvolgendo però, come vi dicevo prima, tutti gli attori dei processi, proprio perché se non coinvolge quei giusti attori diciamo il regolamento europeo è come se venisse semplicemente calato dall'alto,
come se fosse un adempimento burocratico, ma in realtà il coinvolgimento diretto di tutti permette comunque di condurre poi dei processi in maniera operativa, sia in maniera conforme che in maniera sicura. Questo perciò significa che il DPO chiaramente coinvolge tutti e promuove lo stesso percorsi di accrescimento delle competenze e di consapevolezza. Quando prima vi dicevo che il DPO non è sempre è una figura prevista, questo a dire che bisogna sgombrare un po' il tavolo da tutta una serie di dubbi che ci sono su questa figura. Innanzitutto il DPO, come dicevo, non è sempre applicabile, lo è nelle pubbliche amministrazioni. Per le aziende private è una figura che va designata a seconda della quantità e della qualità dei dati che vengono trattati. Quindi ogni organizzazione dovrà fare un'analisi in tal senso. Può essere una figura interna e può essere anche una figura esterna. Credo che sia sufficiente su questo. Per concludere, dobbiamo sicuramente dotarci di una cassetta degli attrezzi rispetto a quello che vi ho detto prima, con dei strumenti che siano tarati rispetto alle nostre esigenze, tarati e commisurati, e un piano di adeguamento che per noi deve includere sicuramente delle misure organizzative, ovvero tutte quelle misure orientate all'assicurazione di conformità, come ad esempio informative corrette e conformi e modalità di raccolta dei consensi anch'essi corrette e conformi. Misure antropiche, prima di tutte la formazione per un percorso di coinvolgimento, competenza e consapevolezza del personale in linea con gli incarichi che noi decidiamo di affidare a tutti i nostri interlocutori. Ed infine misure tecnologiche, come ad esempio la cifratura o altre misure tecnologiche di cui sicuramente Michelangelo e Giovanni vi daranno ragguagli maggiori. Credo che diciamo, la spinta del regolamento europeo sia proprio in questo senso, un po' anche il nostro punto di vista, cioè quello che le organizzazioni devono costruire qualcosa che veramente serve e qualcosa che veramente protegge i dati, senza né sovradimensionare né sottostimare le risorse necessarie, ma insomma trovare il giusto equilibrio anche nell'ambito compliance e prevedendo diciamo, l'adeguamento al regolamento europeo come se fosse un processo piuttosto che come l'acquisizione di un prodotto che ci rende automaticamente compliant, come se fosse diciamo, un bollino blu da ottenere in questo senso. Io vi ringrazio, passo nuovamente la parola a Michelangelo.